È un'intervista al Labaro TV, eh. So che c'hai una vita particolare, tu? Secondo me è una vita normale, assolutamente nulla di strano, cioè uscire in piazza con altri compagni, sindacati, movimenti per tutto l'abitare, proprio a chiedere per una vita più dignitosa una soluzione in cui queste istituzioni ci stanno ignorando. Quindi nulla, cioè, riguardo in particolare, possa essere per la polizia, per i carabinieri. Sono da 10 anni in Italia, sono incensurata. Non ti sei integrata però, sembra. Sì, dicono che in base a queste manifestazioni che io li sto facendo, non sono riuscita a integrarmi socialmente e perciò sono un pericolo per la società e perciò dovrei essere allontanata entro 30 giorni, che l'ho ricevuto il provvedimento il 15 gennaio, quindi il 14 di febbraio scatta, diciamo, sarebbe l'ultimo giorno in cui io dovrei restare. Ti dovrebbero rimpatriare loro, ti devono incarcerare, che intenzioni hanno? Il provvedimento dice che entro 30 giorni dovrei lasciare il territorio italiano, se sarò in questo periodo dopo i 30 giorni, rischio il carcere da due mesi a un anno, dopodiché sarò rimpatriata, anzi deportata con la forza. E spesso si vede tutto quello che sta accadendo adesso, la repressione fascista, è ovvio, si vede a occhio libero quello che sta accadendo, perciò le lotte, specialmente le lotte in piazza, vengono colpite con questi provvedimenti. Un bel governo ci abbiamo in questo governo di contratto, però un contratto abbastanza preciso a quanto pare. Certo, no? Perché hanno strumentalizzato, diciamo, la tutta campagna che è stata fatta è stata sulla pelle dell'immigrato, l'immigrato sul nero, sui poveri. Quindi, ma tu non sei manco nero. Però sono immigrata e non mi sono mai vergognata a ribadire quello che sono. Sono una ragazza rom, rumena, che vive in Italia, delle persone e che esco in strada a contestare le ingiustizie fatte. Ma te se sei rumena, sei in Europa, potresti girarci in certo, tranquillamente. Sono in comunità europea, perciò abbiamo libera dal 2007, ormai siamo libere con tutti gli altri, non c'è stato più, diciamo, quel periodo, sono stata una delle fortunate, tra virgolette, a prendere un biglietto dell'autobus senza dover passare altri. Quello che sta accadendo oggi con altre persone, che siano rifugiati politici, che siano migranti economici, tutto quello è un diritto. La migrazione è esistito da sempre e sicuramente nemmeno questo governo non ci riesce a fermarlo. Questa è proprio, come si dice, una questione politica, perché non lo vedo, in Europa uno può girare tranquillamente. È un fatto politico, perché a me, Maddalena, hanno giustificato, diciamo, delle segnalazioni solo in base a delle manifestazioni. Beh, e la vita politica se l'ho fatta, ma non come vita personale.